tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario più Rabbids Kingdom Battle. Continua l'avventura di Mario insieme ai suoi nuovi amici i Rabbids, bloccati nel regno dei funghi. E allora, oggi manca l'ultimo capitolo del primo mondo. E intanto, insomma, vediamo un po' darci da fare. Abbiamo scoperto un nuovo passaggio, qui ce n'è un altro. La freccia dice di andare di qua, ma faccio completismo perché sennò mi sento male. Eccolo qua, un viaggio mistico. Non penso di avere abbastanza punti per sbloccare qualche abilità. Mischia, un'arma a distanza ravvicinata che può colpire più obiettivi. E anche l'abilità sentinella di Luigi. Per le armi penso di essere tranquillo così, penso di averle abbastanza forti. Cos'era? Ah, già così? Non me ne ero accorto che c'era bandiera nemica lì. Bene. Uno in meno già, wow. È fatta. Molto facile. Qua ancora non si può spostare niente. Mamma mia, che fastidio. E questo si sposta qui, vero? Ok, quello giallo. Ah, no, no, no. Questo si riporta qua. Ah, questo solo un giro può fare, ok. Ah, il blu però? Eccolo lì. Ah, fa da solo poi alla fine. Beh, giusto. È anche giusto così. Senti che versi. Oh mamma. Ci sono due di quei cosi. Salute extra, sì, assolutamente. Allora, combatti. Questo qua facciamo fuori subito, dai, se ci riusciamo. Oh, no! Ah, ma si avvicina un pochettino, non tanto. Allora, facciamo così. Che giro lungo che faccio. Beh, scusami, Toh. Con te pure, dato che posso farlo. Ah, vampiro, grande! Scatafasci. Ehi, un po' troppo, ho esagerato. Ah, mandiamo un po' l'arma, questa qua, va. Ah, ok. Pensavo ci arrivasse, invece no. E passiamo al turno dei nemici, dai, vediamo un po' che combinano. Ah, è vero, possono distruggerla. Ah, preso. Beh. Beh. Grande. Ora io andrei, sinceramente qui andrei. Tanto quello posso beccarlo da qui, no? Cioè ci arrivo. Ma no, quello. Mannaggia, guarda. Beh, allora mi prendi per il culetto, allora tu. Per il culatello proprio. Allora, vai qui. Vediamo un po' se ce la facciamo ora a fare una cosa fatta come si comanda. Ecco, però ora va all'inseguimento? Sì, arrabbiato, arrabbiato. Mi spiace, amico mio. Oddio, un danno da... Ah, miele, bene. Nemici nel raggio? No, il cavolo. Perché ci sono anche Luigi e Mario. Dopo attaccherebbe tutti. Devo giocarmela tranquillamente, non devo giocarmela velocemente. Ho tutto quanto il tempo del mondo per giocarmela. Devo stare tranquillo.
Vedi come si fa? Eccola, va. Vampiro, grande. E attacchiamolo pure. Grande, spinto fuori. È andata proprio meglio in tutto, dai. Devo starci poi tranquillo, non devo andarci con la velocità. Non ho nessuno che mi corre dietro. Ok, è fatta. Let's go allora, let's go, let's go. Addirittura 7 turni, ah. Generosi. Eccoci qui. Ma dovremmo arrivare, mi sa, dal boss di questo... Oi, 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 oi. Allora. Eccolo fatto. Progressi salvati, quindi è giusto. Ah, molto bene. Sei Luigi sempre, lui. 4 nemici, ma sono... Oh mio Dio. Ah, oh, santo cielo. Allora, so come fare più o meno. Ho una mezza idea. Ah, addirittura non posso neanche arrivare lì. Allora, aspetta, mi metto qui, guarda. E attacco. Ah no, però aspetta, mi sa che ci arriva da me. Volevo fare una cosa un po' diversa, però vabbè. Ah, non ci arriva, ottimo. Allora. Ok, allora, perfetto. Mi sa che lo spingo via però, vero? Sì. Ottimo. Vabbè, vabbè, sì, arrabbiati, arrabbiati. Niente, mi sposto qui. E passiamo il turno ai nemici, dai. Vabbè, catenaccio, non posso fare niente io. Lo attacca ai compagni, meglio così. Ah, oi oi. Ah, ecco il quarto dov'era. Ora capisco. Bene, uno se n'è andato. E ora un attacco. Quello che... Ecco, questo qui attacco, che è meglio. L'altro ci pensa a catenaccio a farlo fuori. Ma stai zitto. Eh sì, vieni, vieni, vieni. Ti faccio la festa. Sì, sì, tranquillo. Ci sta per te, ci sta, non ti preoccupare. Sì, sì, va bene. Un po' di danni è ovvio prenderli. Non fa niente, non fa niente. Devo mettermi meglio. Luigi, pensaci tu a questo. Al prossimo ci penso il catenaccio. E ci siamo. È bastato? Sì, perfetto. Ok, ora dovrebbe sbucare l'altro nemico dopo che Catenaccio ha sconfitto questo. Grande Catenaccio, mamma mia che bravo. Bravo cagnolino. Aia! No! Che dolore. Ah, un altro ne sta uscendo lì. Allora facciamo così, guarda. Ti mando questa come saluto. Ottimo. Ah, ti sei avvicinato, eh. Si guardo da più là per sicurezza. Potevo farlo dopo, ma tant'è. Ma sì, sì, brag, brag, brag. E topi da questo. Grande, questa è stata piuttosto facile questa, eh. Eravamo posizionati benissimo, credo.
qualche danno perché vabbè, potevo stare messo meglio io, ma oh, tutto sommato è stata facile. Vai. Trofeo perfetto. Oh, allora. Dove si va adesso? Che poi questo è il mondo 1-8, quindi il più facile proprio. Ah, la flagpole, no. Ah, amici miei, mi sa che ci siamo. La flagpole con i rabbit. Allora, ci siamo, eh? Proviamoci, dai. 1-9, il re... Ah, 9 addirittura. Ah, il 9 è il boss. Ehi, stagli lontano! Ho capito cosa avete in mente. Volete sfruttare le talentuose capacità di questo qui per farvi aiutare. Sapete che c'è? L'ho visto io per prima e quindi i suoi poteri sono tutti per me. Penso che ti chiamerò... Spawny! Caro Spawny, vuoi aiutarmi a dare una lezione a questi smidollati? Quando mio papà tornerà dalle vacanze ne sarà entusiasta. Ma che combini, Spawny? Ma no! E tu, Mario, tu devi essere esausto dopo tutte quelle battaglie. Prendi, questo è meglio di un ricostituente. Prima che me ne vada, io e Spawny vorremmo presentarvi un amico. È senza dubbio il re da queste parti. Banane per tutti. Ma salute extra, sì, salute extra. Per forza. Ah, che significano quelle banane lì? Ah, inizia lui. Vabbè, ma se iniziamo così. Allora, stiamoci tutti molto calmi. E mi nascondo qui. Iniziamo con un attacco così. Per capire. Per cercare di capire. Ok, ci provo, dai. Ok, preso, preso. Ah, non male. Ok, poi con te andiamo qui e ci nascondiamo qui. Ah, ma forse devo arrivare da Donkey dal Kong, non da Donkey Kong. Anche se il personaggio è palesemente quello. Ok, me la gioco molto tranquilla, eh. Devo un attimo capire come funziona. E attacchiamo, dai. Preso. Buono. Allora, sguardo d'aquila con Luigi. E anche con Mario, vista dell'eroe. E turno ai nemici, dai. Ok, quello ci è rimasto fritto. Ottimo, ottimo. Ah, ok, possiamo andare, bene. Allora, tu vai qui. Devo capire cosa fare, devo capire se devo... Ah, posso attaccare? Critico e immune. Ah, quindi l'effetto secondario... Ah, va bene, va bene, va bene. Va bene, devo praticamente fargli cascare quelle banane. Devo fargli cascare quelle banane, se ho capito bene. Finché lui mangia banane si può curare. Sì. Esatto, allora. Se ci arrivo. Non penso di arrivarci. Ah, ci arrivo con Luigi invece, sì. Eccolo qua.
Ah, non ci può andare lì però. No! No! Luigi, muoviti! Oddio. Ok, no, turno ai nemici. Cavolo, che errore che ho fatto. Eppure l'avevo visto che non ci potevo passare. L'avevo visto che non ci potevo passare lì. Eppure l'ho fatto comunque. Però ora ci arriva? No. Allora vado qui. Attacchiamo. Prima o poi le banane le riprenderà in qualche maniera. Ne sono piuttosto sicuro. Ne sono molto sicuro, no? Piuttosto 100% proprio. Eccolo, va. Oh mio Dio. Con altre bananellette pareva. Più 120, che è praticamente quello che gli ho tolto. Ok, qui. Ma gliele tolgo subito, gliele tolgo, va. Vabbè, fuori dai limiti. Allora, vediamo un po' se ce la facciamo qui ora. Non so se Rabid Kong si ricarica sempre la salute al massimo. Ma penso di sì, penso. Ah, ottimo! Bravissimo! Bravissimo, allora, così. Bravissimo! Allora, no, passiamo ad altro. E qua. E ok, attacchiamo il nemico. Vai. Grande. E cavoli, se avessi un turno in più dovrei non prendere banane. Sì, ce l'ho. Ce l'ho. Ce l'abbiamo. Ok. È fatta allora. Allora, questa ovviamente essendo la prima volta che affrontiamo un boss del genere, mi sa che ce l'hanno messa un pochino più facile. Ah no, ma anche un altro turno? C'è un'altra fase ancora? La terza e ultima. Vabbè, però quanto male ci fanno. No, fatta, passiamo al turno ai nemici. Eccola là, altri danni a gratis. Sempre più lontani, andiamo. Oddio santissimo, questo no però. Vabbè, il nostro amichetto qui potrebbe farlo anche per conto suo, eh.
Lui potrebbe farcela pure da solo, mi sa, eh. Ah, noi attacchiamo. Come fuori portata? Vabbè, dai. Niente allora. Lui non può avvicinarsi. Andiamo più con Luigi. E possiamo attaccarlo, vai. Rimbalzo e se ne va a quel paese. Ah, se cascava là sopra mi chiedo. Ah, no. Ah. Sguardo d'aquila. E terminiamo il turno. Oh, grande, preciso, vai. Vai, macchinetta bella. Ah, potevi farcela però, macchinetta, eh. Oh, la macchinetta, zitta, zitta, cacchio, cacchio. Ha fatto il suo porco lavoro. Eccolo qui, Mario, vai. Perfetto. E anche queste banane se ne sono andate. Oh, stai buono, eh. Cuccia. No, beccate questo. Critico, wow. Oh, sconfitto. Ma sul serio? Lo schiacco della frusta che dama la bestia è di per sé il vero volto di Afrodite. Signore e signori, appare vi è più chiaro che non si debba salvare Spawn dalle grinfie di Bowser Jr. Prima che possa distruggere per sempre ciò che resta del regno dei funghi. Direi di ritrovarci al castello della principessa Peach, lì decideremo il da farsi. Elaborando un piano brillante in un ambiente sicuro e confortevole. In altre parole, mettiamoci in marcia! Molto bella questa lotta, nonché facile. Quindi ogni mondo avremo 8 capitoli, 8 livelli. Anche se sono di più battaglie, veramente, più di 8. E la nona dove c'è il boss? Oh, però è stata molto bella, molto carina. Ah, la salute è aumentata. Ah, beh. E nuove armi, ben 16. 10 sfide giardini ancestrali. Ah, completale per ottenere altre sfere del potere. Se vedo di poterle fare per conto mio, ci provo magari. Avete visto? Ora riesco a spostare alcuni blocchi. Sapevo di essere forte, ma non così tanto. Grande Bipo, era proprio quello che serviva. Spostare blocchi per completare alcune parti di giardini ancestrali. Grazie a questa abilità potremo raggiungere una nuova zona del Regno dei Funghi. E quanto grande. O anche tornare al giardino ancestrale e raggiungere delle zone che prima erano inaccessibili. I Rabbids hanno modificato il cannone, ora possiamo scegliere dove farci lanciare. Secondo le mie fonti, Bowser Jr. è stato visto dirigersi verso il deserto gelato. Forza, dobbiamo seguirlo e ritrovare Spawny! Bene, allora... direi un attimino di vedere la palestra e poi... Amici Colosseo. Buah, Jim! Ovviamente, buah!
Allora, vediamo un po'. Ok, questa qui ho capito. Vabbè, questa perché è per forza con un amico, ok. Bene, allora, per questo video è tutto. Io vi ringrazio per averlo seguito. Primo boss sconfitto. È stata davvero una bella lotta. È un gioco diverso di Mario e mi sta piacendo davvero, davvero tanto. Ad ogni modo, in descrizione come sempre trovate il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye! Whee!